clima non può non cambiare per ragioni astronomiche, astrofisiche, il clima deve cambiare. Questa frase del tutto dipende dall'uomo è una frase non vera, non corretta. Fisico dell'atmosfera, professore universitario ed ex direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, Franco Prodi, fratello dell'ex premier romano, ha una sua idea sul cambiamento climatico. Siamo già in un pensiero unico che bisogna tenere la Terra, il riscaldamento sotto il grado e mezzo entro il 2050, che l'emissione della CO2 è responsabile per il 98%. E quindi l'uomo deve smettere di produrre la CO2, qua siamo già nella bufala. Ma non vuol dire negare, vuol dire mettiamoci, dedichiamo alla tutela del pianeta. Alla luce delle sue valutazioni scientifiche, hanno senso queste direttive europee, ad esempio questa sulla macchina? Tutte sbagliate. Ma lei ci pensa tutto il problema dell'auto elettrica con le materie prime? Con i bambini del Congo che vanno in miniera a 12 anni per trovare materie prime da dare ai cinesi, insomma, ma le sembra la cosa giusta? Questo mito dell'auto elettrica l'hanno spinto quelli che vogliono cambiare il mercato. E la direttiva sulla casa? È chiaro che se uno mette il cappotto all'edificio questo è un risparmio energetico, però quello di imporlo per legge con tutte delle conseguenze mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. Gli eventi estremi, le inondazioni stanno aumentando di intensità e di numero. Allora uno dice, beh, devo alzare gli argini dei fiumi, non è vero. Non c'è un aumento di eventi estremi, c'è un aumento dei danni, perché la gente costruisce nelle aree golenali, si mette delle fabbriche, delle ville, eccetera, quindi i danni sono maggiori. È lo stesso per i cicloni tropicali, cioè non c'è quell'aumento. Il numero certamente no. E quella della misurare l'aumento dell'intensità dei cicloni tropicali è difficilissimo, anche da satellite, anche con tutti i mezzi possibili. Non sta finendo il mondo allora? Ma per carità, no, cioè, ma non è che non sia grave l'inquinamento, bisogna stare, insomma, non ci costerebbe niente un po' più di sobrietà energetica, diciamolo sinceramente. E cosa ne pensa di Greta Thunberg? Ma ragazzi, ma vi potete rendere conto con un minimo di ragionevolezza che ci lasciamo guidare da una che è pilotata da invece di studiare fa queste... Ma si mette a studiare anche lei, ma è pilotata, è tutto un sistema al quale bisogna dire basta, attenzione, dove è tutta... La nostra scienza, cioè ci lasciamo guidare da queste bufale mondiali, non è possibile. L'ambiente va protetto, siamo tutti d'accordo, ma ci è venuto il dubbio che tutte queste iniziative per salvare l'ambiente siano più legate alla politica che a quello che dice la scienza. Non saremo mica davanti al segreto di Pulcinella. In nome di un ambiente da proteggere, ad essere colpevolizzati sono sempre le persone comuni. Colpevolizzare le persone in questo modo è un delitto, non si può. Questo discorso del riscaldamento globale, della CO2, è quasi una manovra di distrazione di massa dalla vera preoccupazione ambientale. Colpevolizzare le persone e spaventarle è però necessario per imporre loro misure costose e altrimenti inaccettabili, come succede a Roma, dove è stata dichiarata guerra agli automobilisti. Devono rottamare 700.000 macchine. Che poi immagini... Chi paga? Questo lo so, paghi tu, no? C'è la ZTL, zona traffico limitato più grande d'Europa. Il comune ha deciso di stringere ulteriormente i paletti, mettendo di fatto fuori gioco centinaia di migliaia di veicoli che non potranno più circolare. E il costo di queste decisioni su chi graverà? Sulle tasche dei cittadini. Che fai? Ah, non lo so, mi dovrò comprare un altro furgone, ma chi me lo paga? Da novembre più di 600.000 veicoli si troveranno davanti ad un muro. Non potranno non solo più entrare, ma nemmeno sostare. Un danno enorme per le tasche di centinaia di migliaia di romani che non ci stanno a pagare per questa decisione. Chi ce l'ha i soldi? Se ce li danno loro, per noi va bene. Io sto qui sotto in Burtina, non posso oltrepassare le Bibbia. Dei folli, questi sono in assoluta responsabilità dei criminali che ha proposto questa legge. Mettono le mani nelle
le tasche della gente, abbiamo raccolto oltre 110.000 firme perché hanno visto che c'è un ricatto, un vero e proprio ricatto dietro questa delibera. Le mogli, le mamme che devono accompagnare i figli a scuola. Io non ce l'ho i soldi per cambiare. Cittadini spaventati e colpevolizzati per far passare simili provvedimenti. Ma davvero questi sacrifici serviranno a ridurre l'inquinamento? Questo è uno studio realizzato nelle città italiane durante il lockdown. Emerge che le polveri sottili, che sono le più pericolose, non si riducono nemmeno con il blocco delle auto. Adesso usano la parola crisi climatica, ma sono tutte parole che mascherano una ignoranza colpevole. Anche fare la spesa sembra diventata una colpa. Colpevolizzare le persone in questo modo è un delitto, non si può. Dal 2030 prodotti come le bustine di insalata, i sacchetti di plastica, gli imballaggi usa e getta, i cotton fiocchi, i mini flaconi di shampoo e bustine di zucchero, ad esempio, saranno fuori legge. Incontro Antonio D'Amato, presidente dell'industria europea di imballaggi monouso in carta per il settore alimentare. Una filiera che vede l'Italia come un'eccellenza e che rischia un colpo da KO per sé, ma soprattutto per i consumatori. Il cibo va negli scaffali sfuso, il che vuol dire che non può essere più né confezionato né esportato, né neanche importato. Il cibo deperisce più velocemente, non può essere conservato, che mette a rischio la salute del consumatore. Listerie, salmonelle, piuttosto che non altre infezioni, distruggendo la filiera più importante dell'economia, non solo italiana. Perché si impongono queste misure? Perché si dice che così si difenderà l'ambiente? Ma siamo sicuri? Uno studio ha messo a confronto le confezioni monouso con quelle riutilizzabili volute dall'Europa. Queste ultime producono il 91% in più di anidride carbonica, consumano il 64% in più di acqua, l'85% in più di energia e il 129% in più di polveri sottili nell'ambiente. È quindi lecito domandarsi, ma tutte queste restrizioni serviranno davvero? Gli impatti di queste misure che la stessa Europa prevede e riduce sono solo dello 0,1%. 0,08. Impatti praticamente nulli, eppure casa, auto, plastiche riutilizzabili, industria, allevamenti, agricoltura. L'ideologia green non risparmia nessuno. Non importa né cosa dice la scienza né le conseguenze. L'importante è agire, in fretta. Infatti, quando a Bruxelles si fanno presenti studi scientifici che mettono in discussione l'ideologia green, sapete che rispondono? Noi abbiamo un'ambizione politica. A noi della scienza non interessa niente. A noi della scienza non interessa niente. Il discorso del riscaldamento globale, della CO2, è quasi una manovra di distrazione di massa.